Buongiorno signore e signori, ragazze e ragazze, oggi volevo parlarvi di Suzuki, vedete Suzuki GS 750, quindi siamo negli anni 70 e dopo l'avvento di Honda in questo settore, dopo l'avvento di Kawasaki che segue qualche anno dopo Honda con la sua Z1 900, anche Suzuki, vedete, lancia il suo prodotto, quindi un prodotto molto simile ai concorrenti, ma che appunto si distingue per alcune parti. Quindi andiamo così a vedere proprio le caratteristiche della moto. Anzitutto noto il motore che mi piace molto perché esteticamente vedete molto leggero, pur essendo un 4 cilindri, però ha una linea dei carter così che dà un'idea di leggerezza, sempre quindi con le concorrenti, con la messa in moto anche a kickstarter. Doppio albero a cambi in testa, quindi motore moderno per l'epoca, naturalmente raffreddato sempre ad aria, vedete i quattro scarichi che però qui confluiscono poi in un unico scarico finale. Unico scarico finale che è molto fine, insomma, di piccole dimensioni, e questo mi fa fare un discorso che riguarda le moto attuali che hanno scarichi enormi per le normative anti-inquinamento, che però dal mio punto di vista rovinano proprio la linea delle moto. Invece qui siamo negli anni 70, non ci sono particolari problemi da questo punto di vista, quindi si fa lo scarico solo per contenere la rumorosità a livelli accettabili. E poi cos'altro dirvi? Beh, sostanzialmente una moto molto elegante, direi, quindi che ha la caratteristica di essere elegante e con una bella forcella, vedete, classica, dei begli ammortizzatori cromati. Una via di mezzo, se vogliamo, no? Nel senso che non è particolarmente classica dal punto di vista estetico, ma nemmeno sportiva, quindi io la definirei una moto piuttosto elegante, anche piuttosto snella esteticamente, quindi che dà l'idea di snellezza. Infatti anche vedete il serbatoio, vedete anche il serbatoio molto gradevole alla vista, una bella sella comoda per due persone, il codino con questa parte che va verso l'alto, quindi piuttosto classico, però con una linea gradevole, molto gradevole. Altra nota che volevo segnalarvi: la presenza, vedete, posteriormente di un freno a disco, quindi da questo punto di vista un passo avanti rispetto alle concorrenti che avevano i due freni cioè i due freni anteriormente freno a disco, eventualmente raddoppiabile, ma posteriormente avevano il freno a tamburo. In questo caso vedete un bel disco che accompagna appunto la bella linea. Bene, quindi volevo presentarvi anche questa moto che fa parte appunto del pacchetto delle Maximoto degli anni 70. Vi ringrazio come al solito per l'attenzione, like se vi è piaciuto, dislike se non vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate sempre la campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao, buona giornata!